Tanta guagna per tutti, ragazzi. Qui è Mr. Clodark e oggi sono lieto di offrirvi questa top 5 riepilogativa dei migliori giochi in uscita nell'autunno 2014. Partiamo dalla quinta posizione, dove troviamo uno dei migliori survival horror degli ultimi anni, Devil Within. Il titolo, sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda Softworks, ruota attorno al detective Sebastian Castellanos, il quale, risvegliatosi in un luogo ignoto, dovrà affrontare mosse enigmi per poter far luce sui misteri che lo circondano. Il gioco presenta delle interessanti meccaniche survival che ricordano vagamente quelle incontrate in The Last of Us, tenendo il giocatore sempre sul filo senza mai farlo rilassare. Gli sviluppatori sono riusciti a trovare un compromesso tra presenza di armi da fuoco e altri aspetti chiave, in quanto grazie al bilanciamento della quantità di munizioni, numero di nemici e così via, non andrai a taccare altri elementi chiave. Assieme alla componente survival troviamo anche due altri elementi chiavi, la componente stealth e la componente horror. Per quanto riguarda il primo aspetto, saremo noi a decidere quanto andrà a influire sulla nostra esperienza di gioco. Mentre per quanto riguarda il lato horror, troveremo alcuni elementi interessanti che manterranno sempre alta l'attenzione, ma che consentiranno anche ai più fifoni di giocare il titolo. Unica pecca marcata per questo titolo è la grafica, decisamente inferiore a ciò che si aspetta su Next Gen per un titolo con una durata di 15-20 ore e che ne ha precluso la possibilità di avanzare nella nostra classifica. Il titolo arriverà il 14 ottobre 2014 su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC. In quarta posizione abbiamo La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, titolo azione-avventura sviluppato da Monolith Production e pubblicato da Warner Bros. Le meccaniche che troveremo all'interno di quest'ultimo sono state riprese dai precedenti titoli e rivisitate per adattarle al nuovo ambiente open world che caratterizza il titolo. La storia si colloca tra le avventure di L'Hobbit e della saga del Signore degli Anelli. All'interno del gioco vestiremo i panni di Talion, un ramingo in cerca di vendetta dopo la morte della sua famiglia per mano di Sauron. Al nostro fianco avremo uno spirito che ci consentirà di sfruttare i suoi poteri per controllare i nemici a nostro piacimento. Anche all'interno di questo titolo vedremo un mix di battaglie cruenti e fasi di puro stealth, il tutto unito al nuovo sistema di gestione dei nemici chiamato Nemesis System. Tramite quest'ultimo andremo a modificare i parametri, i comportamenti e le attività dei nemici tramite le nostre azioni in game. Il titolo vedrà la luce il 3 ottobre 2014 per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC. Arriviamo in zona podio con Far Cry 4, nuovo capitolo della serie sviluppato da Ubisoft Montreal e che ancora una volta non deluderà le aspettative dei suoi fan. Il titolo sarà ambientato a Kirat, Himalaya, dove vestiremo i panni di Aya Gale, giovane ritornato alla sua terra natale dopo 25 anni. Esplorando e vagando per Kirat ci uniremo a un movimento di opposizione fondato dalla nostra stessa famiglia che combatte per rimuovere Pagan Min dal trono. Passando a ciò che troveremo nel gioco, la fauna locale è stata migliorata introducendo leopardi delle nevi, tigri, elefanti e molto altro. Troveremo anche nuove meccaniche come la possibilità di sparare mentre si guida, la possibilità di distruggere tutto sopra il nostro elefante e anche la possibilità di cambiare veicolo in corsa. Inoltre potremo anche contare sulla modalità cooperativa che ci permette di esplorare il Kirat in compagnia per divertirci ulteriormente e ottenere esperienza e denaro aggiuntivo. Infine, per gli utenti PlayStation verranno date assieme al gioco 10 chiavi per Kirat, ossia codici che potremo dare a un nostro amico che non possiede il gioco e con le quali potrà giocare assieme a noi qualsiasi missione del gioco per una durata massima di 2 ore cumulative. Far Cry 4 arriverà il 18 novembre 2014 per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC. Arriviamo poi sul secondo scalino del podio per trovare uno dei titoli più discussi degli ultimi mesi, Call of Duty Advanced Warfare. Il titolo è sviluppato da Sledgehammer Games e, reduce da una pessima annata, proverà a riproporsi con un gameplay completamente rivisto e ristudiato. Le due parole chiave del gioco sono senza alcun dubbio futuro ed esoscheletro. Infatti il gioco sarà ambientato nel futuro e consentirà al giocatore di compiere nuove azioni e movimenti tramite questo nuovo esoscheletro in dotazione ai soldati. La campagna si svilupperà attorno ad Atlas, un movimento paramilitare che si è imposto a livello globale. Il multiplayer invece è stato presentato come un qualcosa di davvero innovativo, riprendendo alcuni elementi del precedente Black Ops 2, tra cui la costruzione delle classi e la serie di punti. Inoltre è stata confermata la presenza di una terza modalità, rapportabile alle vecchie operazioni speciali, sopravvivenza, zombie e così via, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. Il gioco uscirà il 4 novembre per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC. Infine siamo arrivati alla vetta in cui troviamo un altro titolo di casa Ubisoft, l'ormai immancabile Assassin's Creed. Quest'ultimo si svilupperà durante la Rivoluzione francese nella Parigi dell'Ottocento. Il protagonista sarà Arno, un ragazzo in cerca di risposte che dovrà affrontare i fantasmi del suo passato. Il gioco si svilupperà all'interno di Parigi, città studiata nei minimi dettagli, all'interno della quale vedremo notevoli miglioramenti del gameplay e nell'attenzione data ai dettagli. L'assenza di un multiplayer competitivo sarà ricoperta dalla modalità cooperazione, in cui troveremo nuove missioni da svolgere con i nostri amici per scoprire ulteriori dettagli a proposito della storia del nostro protagonista. Potrete mettere le mani su quest'ultimo a partire dal 13 novembre 2014 per PlayStation 4, Xbox One e PC.
Se invece volete giocare ad Assassin's Creed su Old Gen, potrete provare Assassin's Creed Rogue, in uscita l'11 novembre 2014 per PlayStation 3 e Xbox 360. Bene ragazzi, il video si conclude qui e io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Venite a lasciare un bel mi piace e un commento per farci sapere quali titoli prenderete. Vi ricordo che titoli come Destiny, FIFA 15 e simili non sono stati inclusi in quanto l'autunno inizia il 23 settembre e termina il 21 dicembre. Inoltre potrete trovare sia articoli che video per i vari giochi nei link che vedrete ora a schermo in modo che possiate conoscere più nel dettaglio i vostri giochi preferiti. Detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.